Buonasera, ben arrivati alla puntata speciale di Bellissimo Sud Italia, le sfide, ben arrivati. Intanto prendiamo posto tutti quanti, grazie, presso la sala ricevimenti Le Murici stiamo svolgendo appunto Bellissimo Sud Italia, le sfide. Anche oggi in questa puntata speciale avremo la possibilità di votare il nostro preferito attraverso le splendide sfide che tra poco andremo a conoscere, ma soprattutto andremo a vedere se i nostri bravissimi, bellissimi, un gioco di parole, sono davvero così bravi. Grazie. Ovviamente la cosa più importante da stabilire è che io non sono da sola, ma sono con tutto il mio gruppo d'ascolto. Ben arrivati! Più bella che mai la nostra Vamp con tutte le sue grazie. Ma grazie Manila, sono sempre in abbondanza, anzi sono cresciute di più a Natale. Perfetto, e un saluto particolare va anche alla nostra Contessa di Carpegna, che ormai è il simbolo di Bellissimo, e la nostra mamma. Allora Contessa, ci vuole accennare un pezzettino di una bella canzone? Sì, questo amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dà la luce. Togliete il microfono alla Contessa. Intanto tenga Pontrandolfo, vado a salutare, perché dovete stare molto ma molto attenti voi, perché sarete giudicati non soltanto dal televoto a casa, ma soprattutto dalla nostra splendida giuria. Buonasera. E allora, siete davvero molto molto belli, al volo la nostra pittrice di donna, si è preparata insomma con le votazioni? Sì Manila, sono molto contenta di stare stasera con tutti bellissimi, anche perché ho avuto anche il piacere di essere la prima a fotografarli, e vi dico grazie che mi avete dato questa possibilità. Perfetto. Carmen, invece sentiamo Carmen Perilla, la scultrice dei gioielli, intanto sta preparando la corona e tutti i regali che andranno al Bellissimo del 2007. Sì, ho già preparato tutto e non vedo l'ora di incoronarlo. Perfetto. Tra l'altro, ricordiamolo, lei proprio indossa insomma, un gioiello che assomiglia molto a quello che sta già realizzando. Esatto, questa rappresenta una regina dell'antichità, per il ragazzo un re. Wow! Voglio salutare la nostra curatrice d'immagine meravigliosa, la nostra Angie. Grazie Manila. Sono contenta di essere qui con te oggi. In splendida forma, ecco. Grazie, anche tu sei in splendida forma. Grazie, amore. Sei grazie. Bellissima. Grazie, grazie. Allora, entriamo nel vivo di questa puntata, perché è importante subito entrare nel vivo, perché voi a casa state televotando il vostro preferito. Ve lo ricordo, il televoto è molto, ma molto importante. E allora entriamo nella categoria delle sfide e chiamiamo il nostro concorrente qui nel parterre dei maschioni e andiamo a pescare. Angelo Mastrangelo, eccolo qua. Allora, Angelo, concorrente numero? 085. In questo momento in sovraimpressione stiamo vedendo tutte le indicazioni per votarti. Tu cosa farai? Canterò. Allora, passiamo un gelato da qualche parte, arriverà un microfono. Ecco, allora, Angelo Mastrangelo ci canta appunto una bellissima canzone. Via! Non verrai, l'orologio nella strada ormai corre troppo per noi, so dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche della notte sembrano accese per me, è tutta mia la città. Tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, no, non verrai, fumo un'altra sigaretta e poi me ne andrò senza te, porto con me un'immagine che non vedrò,
sia una città. Un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. Tra poco piangerai di mazzate, ecco perché... Grazie ragazzi, tra poco piangerai perché la giuria sono insomma i protagonisti di queste puntate speciali e devono dare il loro giudizio. 3, 2, 1, via con la giuria. Allora, 10, 10, 8, 9, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Bravo Angelo Pastrangelo. L'ordine decrescente proprio. Cioè, la giuria è metà e metà. Sì, ecco. Si nota. Grazie, ecco, tutto è metà metà, caro Brutto. Purtroppo è a mio malincuore, quest'anno, a parte i concorrenti, anche la giuria, il concorrente ha infettato anche la giuria, metà e metà, fa niente, vai, accettiamo tutto bellissimo noi, davo un applauso! No, scusa, no, non ho capito che vuol dire, cioè... Diciamo... purtroppo i concorrenti... No, da quale patologia sono affetti bellissimi quest'anno? No, sono sempre... Penso che siano un po'... No, niente. Andiamo a sentire la giuria. Passiamo un gelato al nostro Kevin. Se passiamo un gelato, pronto? Arriva un gelato velocemente? No, non sono d'accordo con gli altri giurati, perché finalmente abbiamo vissuto un momento di spettacolo. Un ragazzo simpatico che ci ha stupito, ha ballato a modo suo, ha interpretato un pezzo simpatico e voi invece li date addosso. Senti, voglio sentire un concorrente invece. Prego, Carciofo. Non sono per niente d'accordo con quello che dice Kevin, anche se è un professionista, ma Kevin non si può proprio sentire una cosa del genere. Apprezzo il suo volontà di aver fatto questa cosa. È stato molto simpatico, a differenza tua. La simpatia è una tua... cosa, ma la professionalità è un'altra cosa di cantare. Quindi c'è una cantante, ha messo 5, stati zitto! Ma, vabbè, guarda, detto da lui poi... Voglio sentire la nostra insegnante, invece la nostra, insomma, cantante, Tina Mercuri, che insomma è anche una bravissima insegnante. Allora, noi voti, diciamo, il nostro 5, ovviamente, questo è uno spettacolo serio. Non stiamo premiando il ragazzo simpatico, o non siamo qui a fare appunto le fate turchine. Ovviamente, questo non vuol dire... Un attimo, non ragazzi, finito. Non stiamo allo stadio, non facciamo finito. Parlare. Allora, sono stata chiamata qui come tecnico, non per demolire, perché il 5 non vuol dire... Certo. Cioè, vuol dire... Ti piace, va avanti, davvero sei simpaticissimo, però uno non può cantare. Io da tecnico ho visto che hai cantato col pollice sul microfono, ma come si fa a cantare col pollice sul microfono? Non si può, assolutamente. L'aspetto tecnico... Secondo l'insegnante non puoi cantare in queste condizioni. La simpatia non te la toglie nessuno, però ovviamente... Uno alla volta. Vorrei dire soltanto una cosa, ma non siamo al Festival Bar o a Sanremo... Io sono stata qui per giudicare ciò che però, mi compete. Però probabilmente quello che dice l'insegnante, la nostra Tina Mercuri, è che è vero che i bellissimi partecipano a questa trasmissione per mettersi in mostra. È vero anche che quest'anno per la prima volta abbiamo cercato non soltanto di fare le solite sfide che facevamo negli altri anni, come quello soltanto di partecipare come Babbo Natale o altro, ma dovevano fare delle cose un po' più impegnative, cioè quello di impegnarsi. Io trovo che chiamare dei tecnici e che diano un giudizio per il futuro di Angelo, il tuo, sia assolutamente una cosa meravigliosa. Questo perché dobbiamo dimostrare che i bellissimi Sud Italia non sono soltanto dei carciofi viventi, ecco. Ovviamente volevo concludere senza distruggere Angelo, insomma, voglio dire, con la simpatia e la grinta che ha, se studiasse diventerebbe veramente un bravo cantante. Quindi, insomma, qui, cara insegnante, c'è un diciamo incentivo. Una cosa importante anche per i telespettatori che ci guardano: i ragazzi di bellissimo Sud Italia devono studiare perché non si può andare avanti solo con la simpatia o con la voglia di fare. Esatto. Questo va associato a una grande professionalità. Io studio ancora dopo 23 anni di canto e non si finisce mai e sono felice di farlo. Perfetto, va bene, allora continuate con il televoto perché è importantissimo. Allora, tutti quanti in pista ragazzi, perché andiamo con una bella musica, maestro, perché tra poco ci rivediamo sempre con Teleregione. A tra poco!